Trasportare oggi in collaborazione con Volvo Trucks. Performance, qualità, sicurezza. Amici in camera e fuori del camion, un caro saluto da Ferruccio Venturoli. E da Luca Barassi. Dalle frequenze di Trasportare oggi on air per una puntata davvero speciale. Che ne dici, Luca? Eh sì, Ferruccio, perché nonostante il prossimo weekend avrà come protagonista Misano con l'ultima tappa dell'European Track Racing Championship, dove noi tra l'altro realizzeremo anche le ultime due puntate di Formula Track, da lì a 10 giorni aprirà i battenti un evento tanto atteso quanto importante per il nostro specifico settore, ma soprattutto per il futuro della mobilità sostenibile e dell'economia circolare. E stai parlando di Ecomondo, forse? Proprio così, e non far finta di non saperlo, anche perché ora ti lascio la linea per fare una chiacchierata con Mauro Delle Fratte, Exhibition Manager del Salone di Rimini, e poi con alcuni degli espositori più fedeli, ma anche, diciamo così, più innovativi. Volevo vedere, come al solito, se eri preparato. E allora, grazie della linea. Buonasera Mauro, come stanno andando i preaccrediti per Ecomondo? Buonasera Ferruccio, buonasera a tutti. Direi che senza inserire un limite di fascio orario di giornata, i preaccrediti ci stanno restituendo un bel dato, molto prossimo all'edizione del 2019. Quindi siamo soddisfatti di questa risposta. Ci sarà una presenza straniera come pubblico o come espositori? Assolutamente, abbiamo anche da questo punto di vista un'ottima risposta, perché sia lato espositori che clienti abbiamo una presenza rilevante per quanto riguarda l'Europa e il bacino del Mediterraneo, ma addirittura siamo riusciti a ospitare delle delegazioni che verranno dal Nord America e anche dal Sud America. Senti, è un'informazione per i nostri ascoltatori. Come si arriva alla Fiera di Rimini? La raggiungibilità della Fiera di Rimini parte dall'aeroporto di Bologna con delle navette per chi arriva dall'estero a titolo gratuito per tutte e quattro le giornate. Naturalmente, per non parlare della fermata dei treni, direttamente in stazione qua a Rimini Fiera, dove ci saranno ogni giornata 21 treni in arrivo. Come anticipato, la puntata di oggi prevede una chiacchierata con alcuni tra gli espositori di Ecomondo e in particolare con i costruttori che ormai da tanti anni hanno cominciato ad investire in questo evento nato per il riciclo e la raccolta rifiuti e poi ampliandosi man mano su più fronti. Allora, in prima battuta sentiremo Marco Orecchia, presidente della sezione veicoli per servizi ecologici di Anfia, per poi ritrovarci nella seconda parte con Domenico Andreoli di Mercedes-Benz, Paolo Carre di Scania e Alessandro Itana di Iveco. Lascio ancora a te, Ferruccio, l'onore delle interviste. Grazie Luca e grazie a Marco Orecchia che è collegato al telefono con noi. Dunque, dottor Orecchia, quanto è importante per un settore molto particolare come quello dei veicoli per i servizi ecologici una vetrina come Ecomondo? Direi che in generale tutti i saloni, in particolare Ecomondo, è particolarmente importante per un settore come il nostro, che è un settore di nicchia nel più ampio settore del, diciamo, dei prodotti e servizi legati all'ambiente, alla transizione ecologica. Si è imposto negli anni Ecomondo come vetrina certamente nazionale, ma con anche ambizioni internazionali e la presenza anche di clienti e di operatori dall'estero sta crescendo nel tempo. Direi che noi rappresentiamo il 90% come Anfia delle aziende italiane che operano in questo settore, sia in termini di fatturato che in termini di addetti, quindi tutte le più importanti aziende del nostro settore italiane sono presenti nel, diciamo, nel Salve, che è la sezione dedicata agli associati Anfia nell'ambito del Salone di Ecomondo. Bene, la voce di un'associazione di categoria è sempre molto importante. Ora non cambiate frequenza, perché fra poco Ferruccio Venturoli sarà ancora con voi con altri ospiti. Per il mondo dei trasporti, appuntamento a Ecomondo di Italian Exhibition Group, fiera di riferimento per la transizione ecologica. Partecipa anche tu a Ecomondo dal 26 al 29 ottobre al quartiere fieristico di Rimini. Info ecomondo.com. Trasportare oggi in collaborazione con Volvo Trucks. Performance, qualità, sicurezza. Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare oggi on air con i nostri ospiti Paolo Carri di Scania, Alessandro Itane di Iveco e Domenico Andreoli di Mercedes-Benz Truck. Allora Domenico, Mercedes-Benz Truck è all'avanguardia nello sviluppo dei prodotti. Cosa ci fate vedere ad Ecomondo? Ci
ad Ecomondo porteremo innanzitutto i veicoli che meglio rispondono al settore dell'ecologia e della raccolta dei rifiuti e in primis quindi Econic, che rappresenta per noi la soluzione ideale per questo tipo e per questa mission. Ma non mancherà sicuramente il nostro Unimog, unico nel suo genere, che invece è dedicato ad impieghi quanto più polivalenti, ma non dimentichiamo neanche di portare il nostro fuso camper, un veicolo piccolo dalle dimensioni, decisamente apprezzato e che si sta affermando con grande successo nel nostro mercato. Ma questo è un anno molto importante per noi, perché di fatto festeggiamo i 125 anni dall'invenzione del primo truck, non solo, perché abbiamo Actros che festeggia i suoi 25 anni, 25 anni in cui non si è smesso di innovare dalla sua prima comparsa nel 1996, sempre con un occhio alla sicurezza e ai sistemi tecnologici. Grazie a Domenico Andreoli. Buonasera a Paolo Carri. Scania è una frequentatrice abituale di Ecomondo, dove ha più volte presentato novità davvero importanti. Sarà così anche quest'anno? Lo sarà assolutamente, un'altra partecipazione convinta da parte nostra. Ancora una volta raccontiamo come Scania intende guidare il cambiamento verso un trasporto più sostenibile, guardando all'oggi e guardando a domani, se mi consenti Ferruccio, trovando il domani nell'oggi con tecnologie endotermiche portate al massimo della loro efficienza, con biocarburanti, il biometano in Italia rappresenta una grandissima opportunità, e con una elettrificazione che possiamo dire orgogliosamente è già al lavoro sulle strade d'Italia per Gatta Scania. Parleremo di tutto ciò in un evento che organizziamo presso il nostro stand al padiglione C7 il giorno 27 alle ore 16. Chiacchiereremo anche con gli allestitori delle problematiche che insieme stiamo affrontando in questa transizione il 28 alle ore 18:30, e parleremo anche con i costruttori che usano i nostri motori per diverse applicazioni, i nostri motori industriali, il giorno 26 alle ore 17:30. Siete tutti benvenuti presso lo stand Scania. Benissimo, grazie a Paolo Carri. Alessandro Itana, Iveco ormai è il leader assoluto nelle propulsioni alternative a gas naturale, ma cosa ci propone in questo Ecomondo? Ci dai un'anteprima? Quest'anno Iveco partecipa a Ecomondo con una gamma rinnovata che è la migliore di sempre. Al Salone avremo occasione di illustrare le novità di prodotto recentemente lanciate in un incontro dal vivo che si terrà presso lo stand Iveco. Ospiteremo innanzitutto il nuovo Daily, con una gamma completa di nuovi motori da 2,3 e 3 litri, già Euro 6 D Final Heavy Duty, Euro 6 Step E Heavy Duty. Un nuovo cambio manuale a 6 marce al top della categoria per affidabilità e precisione di innesto. E sedili in memory foam riprogettati con proprietà di assorbimento e contenimento per il massimo comfort. Sullo stand sarà presente anche Euro Cargo Metano, il camion perfetto per le missioni urbane e i servizi municipali, un compagno ideale per il lavoro e per l'ambiente. A proposito di ambiente, anche la gamma pesante sarà protagonista sullo stand con l'Iveco S-Way in versione CNG, un veicolo versatile che si adatta a ogni tipo di missione, conciliando prestazioni e sostenibilità, ulteriormente massimizzata con l'utilizzo del biometano. Noi di Iveco siamo all'avanguardia nello sviluppo di un mix tecnologico completo e stiamo investendo le nostre energie e le nostre risorse nel gas naturale, che rappresenta una risposta tecnologicamente matura e soprattutto pronta all'uso. Grazie ad Alessandro Itana. Benissimo, non ci resta che ringraziare i nostri numerosi ospiti di oggi, a partire da Mauro Delle Fratte. Grazie a voi, vi aspetto dal 26 al 29 ottobre qua a Rimini, ad Ecomondo. E poi Marco Orecchia, Domenico Andreoli, Paolo Carri e Alessandro Itani. Naturalmente darvi appuntamento a giovedì prossimo con noi in radio, stessa ora e stesso canale, ma soprattutto a Rimini dal 26 al 29 ottobre. Stay tuned. Si ringrazia Ecomondo.